Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova avventura. Oggi siamo qui per andare alla ricerca di un animale sul quale tuttora circolano molti miti e credenze popolari. L'animale in questione è l'istrice, indicato in molte regioni con il nome comune di porco spino, che attenzione non va però confuso con il riccio, che al contrario dell'istrice non è un roditore. Comunque avremo modo di approfondire bene tutte le caratteristiche dell'istrice in questa avventura, quindi direi di non dilungarci più di tanto e di iniziare con le ricerche. Dovete sapere che l'Istrix cristata, la specie di istrice che vive qui da noi, è solo una delle 8 specie di istrici presenti nel mondo. E fatto ancora più interessante è che l'Italia è l'unico paese d'Europa ad ospitare quest'istrice. Perché questo? Beh, l'ipotesi più accordata, più diffusa tra gli studiosi è che questo roditore possa essere stato introdotto anticamente dai romani dall'Africa, a scopo alimentare o, perché no, di spettacolo. Infatti è un animale che, considerando che si tratta di un roditore, di notevoli dimensioni, con i suoi possenti aculei non passa di certo inosservato, un animale comunque con un peso che si aggira intorno ai 25 kg ed una lunghezza complessiva che può anche superare gli 80 cm. Se ricordate, all'inizio ho accennato a dei miti, delle credenze che ancora oggi vengono attribuite a questo animale. Ciò che rende agli occhi comuni l'istrice un animale, diciamo, da osservare ad una certa distanza sono proprio gli aculei. Si pensa addirittura che questo animale possa spararli quasi come fossero delle frecce di un arco, anche a notevoli distanze. Bene, come mi auguro molti di voi già sapranno, non è affatto così. Ciò che accade nella realtà è molto meno cinematografico. Quando si sente minacciata, l'istrice come tecnica difensiva solleva gli aculei in posizione eretta, talvolta dirigendosi all'indietro lateralmente verso il predatore. Nel contatto con quest'ultimo, ovviamente, molti degli aculei possono rimanere conficcati nella pelle dell'animale, proprio perché molto appuntiti, lasciando talvolta ferite anche notevoli, insomma. È ciò che accade poi spesso sul muso dei cani, che vanno a curiosare in giro. Ma ora veniamo a noi. Vogliamo riuscire a filmare questo animale in natura, giusto? Bene, per farlo ci serviremo di uno strumento che abbiamo già visto in altre occasioni, che è la fototrappola. Una fotocamera che ci permette di filmare gli animali nel loro ambiente naturale senza recargli disturbo. Ma dove vive l'istrice? Possiamo dire che, sebbene sia un animale abbastanza versatile, le foreste e gli ambienti di macchia mediterranea rappresentano quasi una garanzia della presenza dell'istrice, anche perché è un animale ampiamente diffuso sul territorio italiano, anche se ciò non vuol dire che sia sempre semplice avvistarlo, anche perché è un animale attivo prevalentemente di notte. In questo momento mi trovo all'interno di un bosco che, come vi accennavo poco fa, è uno degli ambienti frequentati da questo animale. Adesso cercheremo qui in mezzo un angolo carino dove posizionare la nostra fototrappola, magari su un albero che si affaccia su un ambiente un po' più aperto, in modo da consentire il passaggio di diverse specie animali, e speriamo di trovare qualcosa lì. Quest'albero qui è in una posizione buona. Inquadra su tutto questo piazzale qui, sicuramente qualche animale ci passerà, quindi direi di posizionarla qui. È anche abbastanza mimetizzata. Stavo pensando che forse è meglio posizionare più di una fototrappola. In questo momento ne ho due a disposizione, magari possiamo metterle in due ambienti diversi, così abbiamo anche una probabilità maggiore di incontrare l'istrice. Ecco, questo è un bel ambiente di macchia mediterranea e questo qui è un bel tronco che anche in questo caso affaccia su un punto panoramico.
Quindi direi di posizionare qui la seconda fototrappola. La mettiamo qui in modo da inquadrare tutta questa porzione davanti. Ecco fatto. Perfetto, abbiamo posizionato entrambe le fototrappole, adesso non ci resta che attendere e torneremo qui fra qualche giorno per vedere i risultati. Eccoci qui a distanza di tre giorni, per andare a controllare le nostre fototrappole incrociando le dita e sperando di aver filmato qualcosa di interessante. Eccola qui, la prima fototrappola. Togliamola. Eccoci qui a ritirare anche la seconda fototrappola. Eccoci giunti al momento più atteso, forse anche il più ansioso. Da quale iniziamo? Dalla seconda. Iniziamo dalla seconda. Eccola. Eccola qui, guardate che bella, con tutti gli aculei belli in vista. Anche un bel esemplare, sembra abbastanza grande. Questa cos'è? Questo è un tasso che ha fatto capolino. Bene, direi di passare alla seconda, quella posizionata all'interno del bosco, quindi un ambiente un po' più buio, anche più ricco di vegetazione. Qui non so se siamo riusciti a filmarla. E invece eccola qui. Vediamo se ci sono altre riprese. Eh sì, guardate quante! Questa ha girato parecchio qui davanti, Ha fatto un po' avanti e indietro. Quindi siamo riusciti a filmarla più volte. Eccola qui. Qui si vede proprio bene. Si vedono bene gli aculei perché è presa un po' da dietro. Bellissima. Adesso ci sono diverse riprese. Bene, anche questa volta risultati altamente soddisfacenti. Quindi anche questa avventura termina qui e con un lieto fine, anche stavolta fortunatamente. Io vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di attivare la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati per l'uscita dei nuovi video. Cercherò di essere quanto più costante possibile con la pubblicazione, anche se ripeto, specialmente l'inverno non è semplice. Poi vi lascio in descrizione i vari link, mail, pagine Instagram, pagine Facebook, date un'occhiata, andate a seguire, lì ci sono contenuti sempre diversi da quelli che ovviamente sono presenti sul canale, contenuti un po' di backstage, di
foto durante le mie escursioni, un po' di contenuti insomma extra. E niente ragazzi, anche questa avventura termina qui, noi ci vediamo in un prossimo video.